Ciao a tutti, sono Andrea Severini e con me è Angelo Diario e siamo qui alla Ferrovia Roma Nord. Vogliamo farvi vedere il tipo di spreco che c'è stato negli anni 90 in occasione dei mondiali di calcio. Questa è un'opera che rimane incompiuta e vorremmo denunciare il fatto che tutti i soldi pubblici sono stati utilizzati per questa opera, ma alla fine non è uscito niente di buono. Angelo adesso ci spiega bene che cos'era questo progetto e come è stato abbandonato. Sì, ci tengo a precisare innanzitutto che tutti i dati che riguardano questo progetto sono molto 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 difficili da trovare. Noi abbiamo fatto delle ricerche in rete e siamo riusciti a quantificare qualche cifra. Ad esempio, la sola stazione Farneto, quella vicino allo Stadio Olimpico, è costata 15 miliardi delle vecchie lire. Ed è stata utilizzata 4 volte, quindi 4 volte i treni si sono fermati in quella stazione, quindi abbiamo un costo di 3-4 miliardi di lire per ogni viaggio. E siamo venuti qui per testimoniare appunto l'abbandono nel quale si trova questo che faceva parte, è un tratto di ferrovia che avrebbe dovuto chiudere il famoso anello ferroviario. Dopo i mondiali di calcio, quindi la ferrovia fu abbandonata e recentemente, intorno agli anni 2000, il Comune e Ferrovie dello Stato si sono ricordati di aver costruito qualche anno prima questo tratto ferroviario e si sono domandati che ci facciamo. È stato effettuato uno studio di fattibilità da parte del Comune e Ferrovie dello Stato sull'eventualità di recuperare questo progetto. E il risultato è stato che i costi sono molto superiori ai benefici, quindi sostanzialmente questo tratto di ferrovia è stato cancellato dai progetti, dalle cartine. Uno dei possibili progetti che si potrebbero fare su questo tratto abbandonato è creare una rete ciclabile che possa collegare il tratto, quello che stanno facendo da Torrevecchia a San Pietro, per poi collegarlo e facendolo arrivare fino allo Stadio Olimpico. Una cosa importante che ci tengo a precisare è che questo progetto è stato sostanzialmente avallato da tutti i partiti, destra, sinistra, si sono succedute amministrazioni in questi anni, nessuno ha mai detto niente. Perché? Perché di fatto tutti sono coinvolti. Vorrei porre l'accento sul fatto che il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica realmente libera da interessi e quindi il nostro impegno nel far luce su quelli che sono stati gli sprechi, su chi ha avuto le colpe di queste decisioni folli che hanno fatto sì che tanto denaro pubblico fosse sprecato in opere inutili piuttosto che invece nel migliorare la vivibilità della città, queste persone devono pagare e noi faremo di tutto per riuscire ad individuarli e fare giustizia. La politica ha sempre pensato a progetti a breve termine, mai a lungo termine. Invece il Movimento 5 Stelle ha una visione a lungo termine, di 20-30 anni. Noi vorremmo che la città fosse una città intelligente. Il Movimento 5 Stelle vuole dare voce ai cittadini in modo che possano decidere quello che vogliono nel proprio territorio. Quindi sentiremo loro prima di fare determinate opere sul territorio, perché se un'opera non è appoggiata dai cittadini, noi non la metteremo mai in cantiere. Andrea ha parlato di grandi opere e mi ha fatto venire in mente come i politici intendono le grandi opere. Ovvero loro, questo è praticamente il programma, il libretto pubblicitario che Alemanno si è fatto e contiene i suoi programmi, i suoi progetti per il futuro. In particolare il capitolo sui lavori pubblici parla di le nuove opere. Cioè, quindi loro cosa pensano? A fare sempre qualcosa di nuovo, c'è bisogno di ricominciare sempre da capo. E abbiamo a disposizione infrastrutture che sono arrivate a metà, a tre quarti del compimento, che fanno, le abbandonano. Ecco, siamo qui a 1 chilometro in linea d'aria da San Pietro, possiamo notare che l'abbandono, lo stato di abbandono e di rifiuti che ci sono qui. Facciamo qualche foto. Facciamo qualche foto e andiamo in giro.
qui con noi il nostro fiancheggiatore che vuole regalarci una chicca. La chicca è che questo è il chilometro occidentale, stiamo a un chilometro in linea d'aria dal Vaticano e quindi è il passaggio dalla più grande opulenza al più grande degrado e spreco dell'Occidente. Ecco come si conclude tristemente questa grande opera romana, potremmo dire la TAV della capitale. Al di là della collina c'è San Pietro e purtroppo però il viaggio del treno si interrompe qui di fronte a una galleria incompiuta.